Sei? Ciao Michael, come stai? Tutto bene? Tutto a posto. Ti senti bene? Benissimo. Ma dov'è che sei? Hai una stanza con tutte le sciarpe del giro? Sono in ufficio e queste sono le targhe del giro. Le targhe, addirittura? No, ma in alto ci sono le sciarpe, tipo sciarpe sono, cioè no, sono le targhe della macchina. Sono le targhe dell'auto. Esatto. Vabbè, allora, innanzitutto per chi non ti conosce, presentati, racconta qualcosa di te. Uno, due, tre persone. Sì, e beh, già sono abbastanza, eh. Davvero? No, dai, arriveranno. Facciamo come ha fatto Scanzi ieri sera. Aumenta, condividete. Sì, ormai supera il milione, Scanzi. 84.000 sono arrivati. Sì, ieri? Sì, Incredibile. domenica sera. Ok, allora, racconta qualcosa di te, intanto di dove sei, cosa fai? Vabbè, io lo so, però giustamente. È più facile rispondere per me, Paolo. Io non sono abituato. Sai che io lavoro dietro le quinte, non sono un Okay. fenomeno. Allora, Quindi. ricordiamo, vabbè, tu ti occupi di eventi sportivi soprattutto, organizzi e non solo, e in particolar modo sei una persona che lavora al Giro d'Italia da ormai un decennio abbondante, no? 12. 12 anni sono. Questo sarebbe il 13esimo. Noi quindi ci siamo conosciuti nel 2008 al giro? No, poco dopo, 2009-2010, No, perché io ho sono fatto i stato. primi 2 anni, Sì? in villaggio, facevo villaggio di partenza e villaggio di Vero. arrivo, e lì magari più. Tutto in carovana. Poi nel 2010 ho fatto carovane e lì dopo ci siamo conosciuti. Esattamente. Intanto Però faccio un saluto a chi è in diretta in questo momento. Faccio anche un saluto particolare ai primi che hanno salutato. Ci sono questi amici che hanno un blog, parlano di calcio femminile, bravissimi. Si chiama Il Bello del Calcio Femminile. Quindi magari per chi è appassionato di calcio può anche seguire. Ma per chi è interessato fanno anche delle grafiche meravigliose. Facciamo anche un po' di pubblicità, dai. Ah, allora, cosa mi racconti? Come va questo periodo? A parte il fatto, vabbè, che siamo fermi. siamo fermi, tre attività ferme, perché sempre di sport si parla e quindi ci ritroviamo a pensare a cosa fare nel momento della ripartenza. Ma hai pensato a qualcosa? Nelle varie attività, gli eventi possiamo fare ben poco, perché fino a che non ci sono delle direttive che ci arrivano dall'alto, facciamo fatica anche a riprogrammarli e a rimetterli di nuovo in calendario. In questo momento non c'è nulla, non si sa Intanto nulla e non si sa quindi nulla. Intanto Renovai che scrive, vuole sapere se si è abbronzato. Renovai che ha scritto questa luce ti abbronza, ma si è abbronzato veramente o è la luce? no, è la luce. No, io sono bianco come un cencio, infatti in questo periodo cominciavo ad abbronzarmi, invece per adesso niente. Ascoltami, no, volevo sapere se in questo mese e mezzo, due di quarantena, hai magari trovato qualche soluzione nuova o hai imparato qualcosa. Ad esempio, io te lo dico perché io fino a 40 giorni fa sapevo che Instagram esistesse, ma non sapevo praticamente nulla. Come usarlo, che si potevano fare le dirette, veramente ignorante come una capra. Sono ancora ignorante come una capra, ma adesso riesco a utilizzare questo mezzo che devo dire è anche molto interessante. Dal lato mio invece purtroppo sono rimasto ignorante perché Instagram lo conoscevo, anzi tutte queste dirette che le persone si divertono a fare, soprattutto quelli che fanno fitness, oggi sembrano tutti amanti del fitness e tutti fanno dirette sul fitness, quindi mi hanno anche un po' stancato. Sì, Però poche. come scrivono gli amici del Bello del Calcio Femminile, mi hanno scritto ti abbiamo aiutato noi, è vero? Perché loro mi hanno contattato per fare delle dirette sul calcio femminile, fino a quel momento io non avevo mai fatto una diretta, non sapevo assolutamente nulla. E quindi sto imparando anche adesso, ma anche per tenermi un minimo di allenamento, perché altrimenti non A te sappiamo fare cosa. serve molto. Io in realtà ho approfondito quelle che erano le mie conoscenze dal punto di vista burocratico, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori autonomi, quali siamo, e quindi mi piace sempre tenermi attivo per aiutare o trovare un modo per essere utile al prossimo. Quindi in questa fase diciamo che di lavoro ce n'è tanto. Sì, diciamo la verità, hai anche fondato, possiamo dire, un gruppo WhatsApp chiamato Freelance i Nuovi Poveri, che siamo noi,
noi partite IVA e noi autonomi, e devo dire che spesso sono arrivati anche dei consigli interessanti da parte tra chi aspettava i 600 euro, chi voleva capire anche le modalità di utilizzo, chi cerca di capire ancora adesso cosa dovremmo fare, perché in effetti si sta parlando giustamente di aprire pian pianino tutto, e gli eventi, essendo tra virgolette un superfluo, sono l'ultimissima cosa del caso, perché neanche se ne parla. All'inizio, sai che vengo già da una prima quarantena a Dubai, dove ci hanno tenuti chiusi 3 giorni all'oscuro praticamente di tutto, perché non ci davano notizie, ci hanno tenuto là per casi ipotetici e poi, vabbè, vicissitudini varie. Siamo riusciti a rientrare senza alcun problema, trattati benissimo in hotel, tutto quello che vuoi. Diciamo che non eravate nelle miniere del Cile. No, esattamente, non eravamo nelle miniere del Cile per niente, però sai. C'è già una situazione di crisi in Italia dove non si capisce bene dove si andrà nel futuro, e stiamo parlando di 28 febbraio, quindi già Sì. adesso mi sembra una vita fa, ma in realtà stiamo parlando di praticamente 2 mesi fa. Due mesi fa. E quindi ecco, vieni da quella situazione lì, rientri, eccetera, e ti ritrovi che non sai effettivamente di che morte devi morire. Perché? Perché gli altri ti considerano come, ma colui che durante il lavoro si diverte, punto. E Beh, quindi ma per noi sai che è così. Intanto saluto Maurizio, che vabbè, mi fa complimenti, mamma, perché c'è il video, di solito mi insulta, però vabbè, questo è un discorso. No, ovviamente. allora ti faccio la mia domanda. Allora Sì. ti faccio la mia domanda, che è la nostra da sempre. Ma tu, ok, fai gli eventi, ma di lavoro? Che lavoro fai? È una domanda che ovviamente è impossibile rispondere, perché se qualcuno non vive il nostro lavoro, ovviamente fa fatica a spiegarglielo. Sì. Perché nel momento in cui tu gli dici organizzi eventi bene, e quindi che cosa fai? È Come ha veramente scritto Mike, il cazzone, così ha scritto, complicato. così. No, Conosco gente, faccio cose. perché poi ogni tanto arriva qualcuno, tipo a me, che è capitato negli anni, che qualcuno magari mi abbia beccato dopo tempo, mi diceva: ma tu fai ancora le feste per i bambini? Io non ho mai fatto una festa per bambini, ma massimo rispetto per chi le fa, perché sono persone bravissime, fanno giocoleria, magia. Io non ho mai fatto una festa per bambini, però ho detto per le feste per i bambini. E io dico: no, vabbè, ho un po' smesso. Sì, poi qua dietro c'è tanto di quello che sto facendo adesso, che ho fatto, e mi piace ricordarlo, perché il nostro lavoro, lo sai com'è, è tutto molto veloce e decisamente frenetico, no? Perché passi da un evento all'altro, da un giorno all'altro. Ho capitato negli ultimi 2 anni di finire il Giro d'Italia la domenica pomeriggio e andare diretto alla partenza o meglio, alla sede della tappa della Spartan, e iniziare il giorno dopo con tutto un altro tipo di evento. No, perché poi questo è un lavoro che ti porta a delle problematiche anche, tra virgolette, serie, nel senso che da un giorno all'altro, come hai detto tu, cambi evento, però, e ti trovi delle persone nuove, degli organizzatori nuovi, magari qualcuno di nuovo nell'audio, nell'organizzazione di un villaggio commerciale, quindi ti devi rapportare a persone magari che non vedi da un anno, che non hai mai visto, e devi completamente cancellare. Fino a qui salutiamo anche il commendatore Andy Leo. Ciao Leo. E quindi ti devi rapportare a persone che magari non hai mai visto, comunque, e che hai visto l'anno prima, e che non è che tu non ti vuoi ricordare, ma facendo tantissimi eventi ogni tanto qualcosa ti vai a dimenticare, e quindi devi resettare quello che hai fatto fino al giorno prima e ripartire completamente da capo, cosa non è semplicissima. E quindi devi completamente switchare da una cosa all'altra, e quello che è stato fino a 2 minuti prima è già vecchio. Ascoltami, cos'è che ti manca di più degli eventi in questo momento? I casini. Perché, riassumendo tutto, che lavoro fai? Risolvo problemi. Allora, intanto Maurizio si offre e mi dice: se volete vi porto in cantiere con me. Io vengo volentieri, perché Dove qua in questo momento? i guanti dal portiere non si vendono più, perché la gente non gioca più. Gli eventi sono i primi che sono saltati. Il padel è chiuso perché le persone, giustamente, per il periodo non possono venire a giocare. Se mi fai lavorare, io vengo a fare anche il falegname, il muratore. A me interessa, basta. Io invece ti dico la verità, sarà che nonostante il periodo sia duro, beh, io non sia sicuramente una persona che economicamente
è agiata, quindi non mi posso permettere dei mesi di stop così, purtroppo. Però nonostante questo, quello che mi manca, quello che sento, cioè mi vengono in mente tipo dei flash, non so, Verona, dove ho fatto un sacco di eventi, pre-gara, 6:30, 7 del mattino, soprattutto primavera estate, un po' di luce, nessuno in piazza Pra, un silenzio pazzesco, e la famosa quiete prima della tempesta, e poi magari ti ritrovi 5, 6, 8 mila persone subito dopo, come mi è capitato con la strada Verona, 25 mila partenti, però quel momento secondo me è sempre un momento meraviglioso. È un po' meno. Dipende sempre come ci arrivi. Nella tua posizione, dove arrivi che l'allestimento è pronto o mancano gli ultimi dettagli, le griglie di partenza sono pronte, i pacchi gara sono già stati dati via tutti, arrivi e tu sei quello che deve far sì che l'evento sia più bello e sì, che rimanga e che sia questo bello. Non posso dire nulla della partenza o dell'arrivo. Intanto Nicola Pigini ha scritto che sei diventato scuro come Carlo Conti, ma dobbiamo farti tornare ad organizzare. Ragazzi, l'ho fatto apposta, ho messo la luce, dopo ho la scusa della luce, altrimenti poi dopo vi arrabbiate, io sono abbronzato, voi no, e quindi vi vengo incontro. Ma invece mi devi dare un po' di dritte per mettere un po' di luce abbronzante. Ascoltami, in questo marasma, sto dando un'occhiata a molte notizie, naturalmente soprattutto agli eventi più importanti. Leggevo per esempio un paio di giorni fa del... il sindaco di Londra, si parlava della maratona di Londra che doveva svolgersi domenica, proprio l'altro ieri, che invece naturalmente è stata annullata e posticipata almeno per il momento ai primi di ottobre. Naturalmente un momento duro, però in questo momento in effetti se avessero partecipato quelli dell'anno scorso, si parla di 43.000 presenze come partecipanti e circa 750.000 persone in quelle strade. Come avremmo fatto? Lo puoi fare? Oggi, con ciò che si sente dire, perché non siamo virologi, non abbiamo idea fondamentalmente di come si propaghi il virus, gli effetti, tutto quello che vuoi. Oggi, da quello che sentiamo, un evento come quello della Maratona di Roma, ma non per arrivare a 4.000, basterebbero 2.000 persone o 200 persone, non è gestibile. Non è gestibile perché devi creare dei canali, vorrebbe dire fare un evento di una settimana per fare una corsa di 2 ore. Invece, per ricordarti anche che ho dei limiti decisamente importanti dal punto di vista mentale e psichico, nonostante questo comunque ho dato un'occhiata ad altre notizie, proprio ieri un ricercatore del MIT di Boston stava cercando di capire le modalità però pratiche, cioè andando veramente al sodo, della possibilità di aprire agli eventi, non solamente negli Stati Uniti, parliamo anche di Europa. Quindi si è parlato di, che ne so, palazzetti per gli eventi al chiuso in cui c'è un posto occupato e uno vuoto, tutti naturalmente con le mascherine. Questo è però il problema. Esempio in strada il ciclismo, che è lo sport popolare per eccellenza. Come fai? Cosa fai? Ti metti la mano, allarghi le braccia come quando ci facevano fare i giochi per i bambini e allargati, vi state tutti a un braccio di distanza. Cioè, che cos'è? Improponibile. Crei i flussi con le transenne in quei box come i polli. Cioè, lui proponeva anche delle idee interessanti, diceva ad esempio biglietti tutti online, il termoscanner alle entrate per vedere chi ha, diciamo, un minimo di febbre. Ma come dici tu, nel momento in cui arrivi a contatto con le persone, allora il problema è: il virus si trasmette dall'aria, tramite la saliva, quello che vuoi. Metti le mascherine e risolvi il problema. Tu dici bastano queste. Ma non mi pare che sia così. Quindi no. Il problema però, è... Però in teoria mascherine di quelle serie. Vai ai concerti. Se il problema è utilizzare, non far uscire il virus da addosso a noi, metti le mascherine e il problema è risolto. Perché il virus non esce. In teoria, mascherine e guanti dovremmo essere tutti a posto. E quindi siamo a posto. Hong Kong ha fatto così, ho un amico che abita a Hong Kong, abita appena rientrato da Hong Kong, Hong Kong non ha mai chiuso, però tutti... Perché lui ti ha portato tutto? No. Ha portato tutto. Mascherine e guanti. Ok, però intanto Tom Parker dice che vuole un contatto subito con Massa. Come? Vuole un contatto con te. Sì, Renova, Gabriele, cosa ti devo dire? Dai, ci siamo già detti. Tanto so che c'è anche Serena in diretta, che salutiamo.
No, niente, ti volevo dire, stavo leggendo appunto queste situazioni, perché comunque, ok, è vero, siamo fermi, però cercare di capire cosa possiamo fare a livello pratico. È vero che poi da noi dipende poco e nulla praticamente, perché dobbiamo aspettare sempre le direttive dello Stato. Però in generale avere delle idee chiare su come pian pianino poter riprendere, questa è una cosa importante. Ma poi c'è evento, perché ad esempio un concerto, stiamo parlando di pubblico, punto. Partecipanti attivi, il cantante. Sì. Non può cantare con la mascherina. Quindi il problema da risolvere è quello. Perché il problema del pubblico, se si limita la trasmissione del virus con una mascherina, allora tutti mettiamo la mascherina e il problema è risolto. Sì. Ma non credo sia così semplice. Caso diverso è un evento sportivo. Spartan Race. 2000 persone che devono correre. Quindi sono attori protagonisti dell'evento. Gli faccio correre con la mascherina. No. Poi devono farsi la doccia, perché sono tutti infangati. Sì. Cosa faccio? Faccio entrare uno alla volta, 2000 persone, stiamo lì una settimana per fare la doccia a tutti. Ma qui se non si trova una soluzione, diciamo, seria, questo è un lavoro che è quasi finito. Lavoro, ma poi cioè, tutto lo sport è quasi finito, perché altrimenti come possiamo fare? Assolutamente. Cioè, possono oggi, senza un vaccino, senza una medicina che limita il contagio, che risolve il problema, personalmente la vedo veramente difficile. Possiamo giocare a tennis uno da una parte e uno dall'altra, sport individuali. Sì, allora ci sono degli sport che secondo me ripartiranno per la copertura televisiva. Cioè, in un modo o nell'altro il calcio lo faranno ripartire, il tennis potrebbe ripartire senza pubblico, perché comunque alla fine hai semplicemente due persone intorno. È vero che però ci sono anche le palline da dare. Cioè nel paddle è analogo il problema è analogo. Oggi, non più tardi di un'ora fa, è arrivato un diciamo così, delle linee guida da seguire da parte del presidente internazionale della FIP, che è italiano, e dice la mano dove tiene la racchetta la devi disinfettare ogni 15 minuti. L'altra mano, dove tocchi la pallina, deve avere un guanto. Palline nuove ad ogni partita. Non è nulla di così trascendentale. Di trascendentale. Si può tranquillamente gestire. Sì. Mi immagino la piscina. Nuotiamo nella stessa vasca e nella stessa acqua in 10. Cosa fai? Sì. Che in bocca. No, la verità è che se non trovano un vaccino a breve, è quasi impossibile fare qualsiasi cosa. Io capisco chi si sta lamentando in questo momento, e noi siamo tra quelli, perché noi siamo fermi, non guadagniamo, e c'è gente che ha delle attività dove paga magari anche mutuo, affitti, che sta andando completamente, possiamo dirlo, a puttane tranquillamente, e quindi io capisco da questo punto di vista la lamentela, perché ci sta, siamo tutti in quella barca, diciamo così. Il problema però è come riprendere, perché in realtà se tutti dal 4 maggio, ad esempio, sei, come la immagino io, tutti fuori, rischiamo una seconda ondata che ci porterà a cosa? Guarda, il tutti fuori, se obbligo la mascherina, abbiamo risolto tanti problemi. Se la mascherina risolve il problema del non contagio, ovviamente non del guarire dal virus, sì, del non contagiare, quindi mi devo mettere la mascherina tutti i giorni per uscire. L'hanno fatto da altre parti, ha funzionato? Sì, no, non lo so. Purtroppo noi siamo neanche un granello di sabbia in questo mondo. Chiaro, se guardi i numeri ti dicono che c'è emergenza, ma stiamo parlando di quanto in percentuale? 7 miliardi e 7, e in Italia ci sono, purtroppo, sottolineo purtroppo, 20.000 morti. Ma 20.000 morti su 7 miliardi e 7 quanti siamo? Sì, no, ma infatti i numeri sono minimi. È vero anche che da 2 mesi praticamente metà mondo è rinchiuso in casa. Assolutamente sì. Vero per quello. E il problema qual è? Non è la letalità del virus, perché non si può calcolare la letalità del virus, perché non sai quanti sono i contagiati e non sai neanche quelli che sono morti a causa di questa cosa. Ma il problema è riempire gli ospedali. Esatto, il problema è non riempire gli ospedali. Parlando con un amico medico, loro dividono i pazienti in 3 fasce, bianca, nera, grigia. Bianca, il morto che c'è stato perché ha preso il virus senza patologie, pochissimo, sì, grazie a Dio. Ascoltami, prego, vai. I decessi,
di quelli che avevano già molte patologie pregresse e che quindi anche con l'influenza li avremmo salutati, e invece c'è tutta una fascia grigia dove ci sono patologie tranquillamente curabili, quello che vuoi, tranquillamente curabili con le medicine esistenti, che invece con questo virus si sono aggravati in maniera critica. È vero. E qui che ti porta ad avere una criticità sostanziale, sostanziosa, e far sì che sia il casino del mondo. Sì. Ascoltami, tornando invece a noi agli eventi, allora il tour, parlando di ciclismo, è stato rinviato a 29 agosto. Sì, parlando subito dopo ci saranno i mondiali, giusto? Se tutto va bene. E poi non si sa nulla. Allora, in realtà, da questa vicenda abbiamo capito, o meglio, abbiamo capito, lo sapevamo già, ma sono stati ufficializzati i pesi in gioco. Perché non bisogna vergognarsi a dirlo, ma il peso del tour oggi vale tanto quanto la FIFA. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Tour de France può essere un Real Madrid di turno, vale quanto la FIFA che gestisce gli eventi. E quindi tutto ruota attorno a quello che serve al tour. Intanto abbiamo perso un attimino Michael. Aspetta un attimo Michael, perché abbiamo perso un attimino. Michael, mi sa che è la luce che ti toglie la connessione. Ci sei? Io ci sono, io ti vedo. Non mi vedi? Sì, sì, ti vedo benissimo. Ok, no, non ti sentivamo più per questo. Okay. Intanto c'è Serena che, ricordiamo, siamo Paolo e Michael, e Serena ha salutato la Vale. Ha detto ciao Vale, quindi salutiamo noi Serena. Michael, ci sei? Abbiamo perso. Sì, è sullo spazio, Mauri. Ok, abbiamo perso Michael, credo. No, c'è, ma si vede o non si vede. Mike, mi sa che hai qualche problema con la connessione. Ma io non ti vedo. Chiedo agli altri, voi lo sentite? Riuscite a vederlo bene? Magari è un problema mio che non becco Michael. Sere, cosa ridi? No, si sente malissimo. È cotto, vedi? Il problema è allora sei tu. Ok, adesso sì. Forse. Ci sei? No. Niente, non so se riusciamo a recuperarlo. Sì, è andato. Ha ragione Gabriele. Niente, abbandonato. Niente, allora vediamo un attimino, proviamo a ricollegarci subito con Michael, che okay, vabbè, questi sono i famosi, il bello della diretta. Ok, non si vede, non si sente, il che non è male, dice Andrea, hai ragione, Andrea, ciao, come stai? È una vita che non ti vedo. Adesso siamo in attesa che Sciostigolo ritorni. Ci sei? No, Mauri, non la faccio la diretta con te. Se la comincio a parlare solo di Juventus. Salutiamo anche Dario, ciao Dario. Michael, mi senti? Ci sei? Michael? Non so, abbiamo qualche problema. Vediamo un attimino se riusciamo a riprenderlo. Ok. Quasi. No, mi sa che Michael ha qualche problema. Ok, niente, abbandonato, proviamo a vedere se lo prendiamo per l'ultima volta. Grazie Dario, gentilissimo, sì, siamo abbastanza brutti. Beh, poi in questo periodo è ancora peggio, eh. Non c'è un filo d'abbronzatura, gli anni che passano. Sì, mi sa che hai esagerato con la fibra, Gabriele. Ne ha preso un po' troppo. Adesso vediamo se riesco a ricollegarmi con Michael, lo rinvito. Ok, vediamo un attimino. Aspettiamo qualche secondo, dai. Eccolo lì. Forse c'è. Riproviamo la diretta con Michael.
la facciamo? Ci sei? Michael, ci sei? Poi, secondo me quella luce strana che lo massacra, il fatto che somiglia a Carlo Conti con questa bronzatura pinta. C'è anche Francesco, ciao Fra, salutiamo anche Roma. Purtroppo abbiamo perso Michael, allora quasi quasi mi collego con qualcun altro, vediamo chi c'è un attimino. Michael, ci sei? No. Ci sei? Mi senti? Mike? No, niente da fare. Allora, visto che c'è, provo a beccare. Dov'è Andrea? Andrea, ci sei ancora? Ah, ci sei? Mike, ci sei? Ci sono. Ok, però ti vediamo, hai qualche problema di connessione sicuramente. No, Maurizio, non è diletta, è diretta in teoria. Ok, mi senti? Sì, perfetto adesso. Perfetto, ok. Quindi no, ti volevo chiedere, hai qualche, ti viene in mente in questo periodo, intanto qualcuno ti chiede di spendere giustamente un po' di soldi per la bolletta? C'è qualche, in questi tanti anni di eventi, c'è qualche evento a cui sei rimasto particolarmente legato? Più che altro qualche giornata, non so, una giornata in montagna al giro, una Spartan particolare, piuttosto che altra? Sì, ci pensavo prima, perché sapevo che questa domanda me l'avresti fatta. Di tutti gli eventi, soprattutto del giro, perché il giro è parte integrante ormai di tutti noi, soprattutto dopo 12 anni, c'è una cosa che mi è rimasta particolarmente impressa, un trasferimento in auto. Cioè? Era in montagna, 3 ore di trasferimento in macchina, sì. Non in carovana, perché non eravamo in carovana, perché come ben sai c'era qualcuno che nel 2010 non è che si comportava proprio benissimo in carovana, no? Diciamo che gli piaceva fare qualcosa anche se non si poteva fare. E di chi stai parlando? Migliori. Di chi stai parlando? Chiedo per un amico. Okay. Ok. Quindi? Oggi, se si permettono di fare cose così, non sono Paola Vella. Molto peggio. Vabbè, lasciamo perdere. Molto, molto peggio. Guarda Andrea Leoni che dice zitti. Molto peggio. Quindi, lasciando stare queste cose, un trasferimento, c'era MT, c'era Andreino, c'era te, c'era una collega di Daria Quaroli. Eravamo 8-9 auto. Sì. Che abbiamo fatto un trasferimento in montagna per radio. Cioè, dovete sapere che tutte le auto della carovana del giro hanno delle radio, sì, che si possono parlare tra di loro, e quindi il primo della fila chiamava strada libera e gli altri contromano, sì. Mi ricordo spada, curva, sì, robe che ovviamente si vedono solo ed esclusivamente al giro, finito, sì. È vero. Qua Mauro non ci sta ascoltando, Angelo Fagnan non c'è più, quindi. E vabbè, ascolta, adesso mi hai fatto venire in mente un paio di aneddoti, ce ne sono diversi. Ti ricordi quando si è bloccato il pullman della Liquigas? Tu c'eri? Sì, ricordo, c'ero ma non ero in carovana. Ah, ok. Nel 2009 io facevo, esatto, i villaggi. Adesso possiamo raccontare perché sono passati 11 anni. Andrea lo sa bene perché c'era praticamente la carovana del giro, perché pochi che non lo conoscono, anticipa di circa, ecco, Andrea si ricorda come, anticipa di circa un'ora e un'ora e un quarto la gara vera e propria. Quindi ci sono questi 60, 70, 50 mezzi che si fanno il loro bel giro, ogni tanto fanno le soste e via di seguito. Quell'anno non mi ricordo dove stavamo salendo, eravamo in una strada, in una salita brutta. E stranamente c'era un pullman in carovana, ed era il pullman della Liquigas, un pullman a due piani, molto bello, elegante, fighissimo, eccetera, eccetera. Cosa è successo? Che praticamente a una curva il pullman, l'autista, non so se ha sbagliato lui, l'ha presa un po' stretta e praticamente la parte bassa del pullman si è incastrata con l'asfalto.
cioè lui con la ruota non riusciva più a fare trazione e il pullman si è bloccato e bloccava tutta la carovana. Dopo mezz'ora, 40 minuti, noi eravamo ancora lì. Il tubo di scappamento del pullman, col calore, aveva praticamente fuso l'asfalto e si era incastrato dentro l'asfalto. E intanto arrivava dietro la gara. Io non ho mai pensato a cosa poteva accadere, cioè, ci ho pensato in quel momento, ma cercavamo di fare di tutto per sbloccare questo pullman. Abbiamo fatto scendere tutti i ragazzi, abbiamo tirato giù tutti i bagagli del pullman per alleggerirlo. Insomma, in un modo o nell'altro ce l'abbiamo fatta. I ragazzi sono saliti, abbiamo ributtato dentro i loro bagagli, ognuno di noi è tornato alla sua macchina. Il pullman è riuscito a ripartire dopo circa 200 metri. L'autista si era probabilmente dimenticato di chiudere il bagaglio il vano bagagli, e tutti i bagagli sono scesi giù. Era credo l'anno di piovono polpette, e io in radio: piovono bagagli, piovono bagagli. Una roba veramente allucinante, bellissima. No, di questi episodi io e Andrea ne abbiamo vissuti parecchi negli anni a seguire. Vissuti, perché il pullman non c'era più, ma si è pensato di mettergli un camion americano. Quindi diciamo che in un paio di tornanti molto Però meno, come dice Andrea, con meno però qualcosa è come successo. scrive Cosa Andrea, ha peggiore? Com'è? scritto una tragedia, credo che sia la cosa peggiore che sia mai accaduta. In effetti abbiamo rischiato di bloccare la corsa. Cioè, sai cosa significa? Ma non c'ero io. Eh? Ma non c'ero io lì, quindi per No, quello che è il stata tragica. No, track al collo Andrea, se il dell'agnello. track con l'agnello, io lo correggo, se posso permettermi di correggere il cavaliere esimio, il collo dell'agnello è successo di peggio. Diciamo che c'è stato un piccolissimo incidente e sul collo dell'agnello, anche lì dall'alto, io che mi ero fermato a soccorrere, a sistemare un po' le cose, vedevo l'apripista, l'apricorsa, l'inizio gara che stava arrivando. E avete sentito niente, voi in TV? Qualcosa, mi scrive conferito ed elicottero, mi ha scritto Andrea. Ferite di elicottero, io non volevo andare nel dettaglio, ma se lo dice il direttore, ferite di elicottero perché c'era un ferito, poi è arrivato l'elicottero a prenderlo. Io dall'alto, che mi ero fermato ad assistere mentre piano piano la carovana stava andando via, defluiva verso l'arrivo, nel momento in cui abbiamo risolto tutta la situazione, all'inizio della salita del collo dell'agnello c'era l'inizio della gara. Però in TV non si è visto niente, nessuno ha saputo niente di tutto questo. Infatti la cosa bella dei viventi è che da fuori uno si pensa sempre che sia tutto assolutamente perfetto, cosa che purtroppo non è vera, come qualsiasi spettacolo magari di teatro. Fino all'ultimo momento magari ci sono dei problemi nelle prove, eccetera, eccetera, poi magari la serata viene su benissimo, ma dietro magari c'è stato un delirio fino a 5 minuti prima di cominciare lo spettacolo. Bravo. Sul collo dell'agnello o sull'Isoard, adesso non ricordo, era il mio primo giro, mi ricordo che qualcuno della serie, uno diceva vabbè devi salire pian pianino in macchina, vai su, qualcuno aveva fuso la frizione di McLaren, ti parlo di un 2005, perché Tamponamenti, freni andati, dischi finiti, frizioni, nessuno deve. Sono ma come lo vedi un cose eventuale giro, come lo vedi un eventuale giro a ottobre? che l'unica soluzione è lo vedo comunque bene, lo Il vedo problema bene. però è la montagna, nel senso che se comincia a nevicare, ad esempio, in posti come il Gavia, sicuramente non può andare. No, non la vedo così critica. È 2013, mi pare, Nibali ha vinto un giro d'Italia sul lago Misurina con la neve. Nevicava quel giorno lì, c'erano 30 centimetri di neve a maggio, quindi. Volendo si può fare. No, infatti la neve l'abbiamo beccata anche a maggio, è vero? Abbiamo beccato la neve. Andrea mi conferma che la Chrysler L'anno ha fatto poi la frizione sul collo dell'agnello, sempre lì comunque. esatto. Sì. Maurizio invece purtroppo mi dice che il collegamento è pessimo e tanto tra un po' chiudiamo
Salutiamo. In generale, mi raccomando, teniamoci in contatto, magari rifacciamo un'altra diretta tra qualche settimana, anche per capire nuove direttive, per capire se c'è qualcosa di nuovo, se parte qualcosa a livello di eventi. La Serie A sembra che si stia muovendo e adesso mi spiace che poi tutti alla fine parlino male del calcio, ma giustamente ognuno cerca di guardare il suo ed è un mondo dove girano tantissimi soldi, anche se noi diciamo in prima persona non ci facciamo nulla. Però comunque sia anche per chi sta a casa potersi vedere una partita è sempre comunque un piacere. Ragazzi, buono del calcio in Italia. 6 miliardi di indotto. E soprattutto c'è una marea di persone che ci lavorano dietro. 6 miliardi. Sì. Il mondo degli eventi in Italia, 570.000 persone che ci lavorano, 570.000 Sì, con no, 65 miliardi e mezzo di fatturato. siamo in tanti praticamente fermi in questo momento ormai. Giustamente io capisco i problemi di tutti, perché tutti dobbiamo mangiare, però No, sto anche attenzione. pensando che di questi 570.000, io un po' qualcuno lo conosco, ma se tutti hanno stessa connessione internet che tu, mi sa che non le parla mai più. Sono in ufficio collegato alla wifi che pago regolarmente, quindi. Che tu paghi regolarmente il wifi è tutto da vedere, è tutto da considerare. Ok. Ascoltami, niente, ti ringrazio. Vabbè, noi ci sentiamo a prescindere, intanto sta crollando anche il telefono. Ci sentiamo nei prossimi giorni e poi magari rifacciamo una bella diretta. Magari coinvolgiamo anche qualcuno, se c'è Andrea o Francesco, se c'è qualcuno dei nostri, diciamo, del nostro Facciamo gruppo. Ok. questo numero condivisibile da qualche parte. Fai bravo, ci sentiamo presto. Ciao ragazzi, Ciao Michael, ciao a tutti, grazie. ciao ciao.